Mercoledì 24 maggio 2020, East Condo Time, l'appuntamento del mercoledì di Condomani ai tempi del Covid-19, ogni mercoledì dalle 15 alle 16 su www.condomani.it/live e poi subito dopo per poterlo rivedere sul nostro canale YouTube www.condomani.it/youtube trovate una playlist con tutti gli It's Condo Time, ma se volete arrivare direttamente agli It's Condo Time potete andare su condomani.it/condotime. Da lunedì scorso abbiamo la novità che anche il Condo Podcast è in video, trovate la prima puntata video sul nostro canale YouTube, siamo già alla puntata numero 169, una puntata a settimana, tutte le altre puntate le trovate su Spotify, su Apple Podcast, su Google Podcast, siamo effettivamente una realtà riconosciuta come podcast, per cui trovate sulle principali piattaforme mondiali, si parla di condominio in Italia, è evidente, e di Condomani, ovvero il social network per la gestione del condominio. Siete qui oggi riuniti per un'ulteriore puntata sul super bonus. È una rubrica nata inizio anno con l'architetto Emiliano Marino, che inizia a salutare. Ciao e buongiorno a tutti. E con la dottoressa Sabina Pastrello. Ciao. In cui inizio anno abbiamo detto, bene, facciamo una puntata, una al mese, sul bonus facciate 90%, visto che c'è questa interessantissima novità, era gennaio, interessantissima novità, ma poi causa Covid e causa qualche successo dopo si è trasformata nel super bonus 110, che da un punto di vista condominiale chiaramente è migliore, ahimè se non ci fosse stato il Covid sarebbe stato meglio e non ne avremmo parlato. Una volta al mese, quindi il nostro obiettivo è dialogare con condomini e amministratori di condominio di quel che sta succedendo in Italia sulla tematica. Dopodiché, il secondo time, come sapete, affronta temi diversi, quindi ogni settimana i temi sono completamente diversi. Chiedo nel frattempo a tutti coloro che hanno il microfono attivo, che non sono Emiliano, Edoardo e Sabina, di disattivarlo, ad esempio io ora provo con qualcuno di voi, perché altrimenti arriva del frastuono. Edoardo, magari se puoi anche provare tu a farlo, se riesci. Oggi quindi con l'architetto Emiliano Marino continuiamo con la dottoressa Sabina Pastrello continuiamo un discorso fatto qualche settimana fa in cui abbiamo raggiunto dei numeri altissimi di persone e quanto ci siamo detti comunque lo trovate sul nostro canale YouTube. Io passerei quasi subito la parola a loro, prima ancora però da presentare il terzo ospite di oggi, poi andremo a raccontare perché c'è questo terzo ospite, che è l'amministratore, anzi il condo amministratore Edoardo Lunadei, al quale a un certo punto ci siamo detti io e lui, super bonus 110%, ma da dove dobbiamo partire? Quindi diciamo, lui è l'amministratore, ci sono poi sicuramente anche dei suoi condomini collegati, ma da dove si parte per tutto ciò? Una novità arrivata da poco, di cui forse si sa tanto, ma in effetti si sa poco perché non c'è stata la conversione in legge, non ci sono le specifiche all'Agenzia delle Entrate, e quindi le domande che ci siamo posti con lui e poi ci risponderanno l'architetto Marino e la dottoressa Pastrello sono: cosa deve fare l'amministratore di condominio per avviare i lavori? Edoardo, tu lo sai, lo hai ben capito? Quali documenti possono essere già preparati e chi deve redigerli? Che cos'è la diagnosi energetica di un edificio? Che cos'è l'APE, le VESPE, l'APE, di cosa si tratta? E perché sono così importanti per usufruire di questo bonus? E infine parleremo di quali caratteristiche deve avere la ditta che dovrà occuparsi dei lavori, perché se da un lato sostanzialmente si dice sì, escono a gratis, non escono a gratis, ma come si fa, ma chi paga, chi non paga? Quindi affronteremo queste tematiche. A scanso di equivoci, vi diciamo subito qual è la nostra posizione. Fate i lavori con chi desiderate, noi vi proponiamo comunque anche di poter utilizzare le competenze professionali dell'architetto Marino e dello studio GM, dopodiché avete i vostri tecnici di fiducia, molto meglio, anzi meglio ancora, però se volete potete chiedere anche a loro. Indipendentemente da questo, da ora fino alle 16, fate tutte le domande che volete, noi vi rispondiamo, tutto qua. Architetto. Buon pomeriggio a tutti, torniamo su questo interessante tema che è un'opportunità che si sta rivelando incredibile da tanti punti di vista, nel senso che quando poi la si presenta nelle assemblee condominiali, come già ci è capitato di fare, piuttosto che ai privati, tra le prime cose che ci vengono dette, ma davvero? Ma è proprio così? Ma sei sicuro? Ma lo assicuro? Eccetera, eccetera. E dov'è la fregatura? Dov'è la fregatura? Esatto. Chiedo per favore di non condividere lo schermo perché tra poco devo condividerlo io a qualcun altro che l'ha condiviso senza volerlo, credo. Sì, in effetti la fregatura forse è semplice. I nostri figli ne pagano.
tirando le conseguenze. Io mi sono dato questo, a fianco a questo succede un'altra cosa. Succede che ci fanno domande che ci hanno fatto comprendere che a fianco a un pubblico come forse quello di oggi, molto tecnico e preparato, giustamente l'uomo della strada non ha ancora un pieno quadro di cosa sta succedendo, e allora ti chiamano: voglio cambiare i serramenti, usiamo il 110%, non esattamente. Quindi c'è questa necessità di approfondire. Chiedo anch'io gentilmente di chiudere i microfoni a tutti i non relatori, perché non, e inizio subito con la condivisione del mio schermo, così che... Com'è impossibile condividere il tuo schermo? Lo vedete il mio schermo, gentilmente? Ancora non lo vediamo, Emiliano, ancora non lo vediamo. Riprova un attimo. Poco fa funzionava, ora vi funzionerà sicuramente. No, non vedo lo schermo. Ora sì. Ok, va certo. Bene. Ora si vede. Perfetto. Ok, okay. Allora, ci sono feedback, per favore. Grazie, vai Emiliano. Ok, ho impostato la presentazione in una veloce cavalcata relativamente a cosa prevede il super bonus. Credo che ormai abbiamo avuto il tempo per approfondirlo, ma può essere utile tornarci un secondo in termini molto veloci. Una parte che ci sta particolarmente a cuore: consigli per l'assemblea condominiale, per i condomini, che tipo di approccio avere a questo tipo di opportunità. E poi credo quella parte più interessante, o comunque che può far capire come vogliamo approcciare il tema, è un confronto col collega Edoardo Lonadei dell'Aquila su dei casi specifici. Fermo, sì, scusa Emiliano, io vedo qui chiaramente su Castelletto Ticino, raccontaci da dove stai trasmettendo, sia tu, sia Edoardo, sia Sabina. Io dico, in questo momento sono in Calabria, sono di fronte al mare, e tu Emiliano? Non ti sento, mentre Edoardo dall'Aquila, e Sabina invece? Io da Somma Lombarda in questo momento, come si può vedere da questo meraviglioso castello che ho qui dietro. Emiliano, ritorna tu, Emiliano ti... Emiliano, abbiamo perso Emiliano. Allora, Emiliano sta raccontando con la sua presentazione da dove era, aveva iniziato. Ora, ecco, Emiliano, l'audio? Hai l'audio disattivato? Emiliano, riattivati il microfono, per favore. Ti hanno disattivato il microfono. Ok, scusa, qualcuno mi ha fatto senza volerlo uno scherzo e mi ha spinto il microfono. Mi prego di non farlo di nuovo, perché sennò vado in difficoltà. Allora, eravamo a questo punto. Questa è la schermata con cui concludevamo l'ultima presentazione, e da qui ripartiamo. Non a caso la chiudevamo con fate presto e con questa iconica immagine di Andy Warhol, perché nella conversione in legge potrebbe cambiare qualcosa, ma da quello che ci dicono in Arcassa il ministro in un ultimo incontro con i tecnici del settore, è probabile che questo avvenga unitamente alla finanziaria. Quindi cosa c'è di certo? Che le grandi importanti possibilità del decreto sono dal 1 luglio fino al 31 dicembre. Siccome le cose da fare sono... Il 2021, quindi un anno 2021, e mezzo. 18 mesi, un anno e mezzo. Ecco, tu interrompimi pure e intervieni. Quindi, siccome le cose da fare sono tante, forse diventa utile chiedersi quali sono e come approcciarle. Vado adesso velocissimo su quello che prevedeva il decreto rilancio, e quindi un potenziamento significativo di quanto già era nell'eco bonus e nel sisma bonus, portando questo vantaggio fiscale fino al 110%. Quali sono, e adesso mi focalizzo di più in questa presentazione, ho scelto di focalizzarmi di più sull'ecobonus, perché ci interessa parlare più del come che del cosa oggi pomeriggio. E che cosa ci dice la norma? Che ci sono dei maxi interventi, tipicamente l'isolamento dell'involucro edilizio opaco degli edifici,
ok? Oppure la sostituzione del generatore di calore, ma per esperienza vi dico che sostituendo solo il generatore di calore questo salto non lo si fa, tali per cui si può fare un avanzamento di almeno due classi energetiche. Quindi ribadiamo il concetto, perché se no, cioè io ci sono, posso fare questi lavori se, solo se, si salta di due classi energetiche, o almeno i lavori si possono fare, sono, vanno al 110%, se tra le diverse condizioni, non basta solo questa, si sale di due classi energetiche, viceversa non saranno sostanzialmente, diciamola così semplicemente, non vanno a gratis, mettiamola così. Sì, esatto, restano validi degli incentivi fiscali precedenti, che sono molto buoni, ma non sono così generosi come il 110%. L'esempio classico, il più importante, che viene sintetizzato nel cappotto termico. Io sono già abbastanza stanco di parlare di cappotto termico, perché mi rendo conto che il concetto possa risultare fuorviante. Il cappotto termico è una delle soluzioni. È più corretto parlare di interventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali ed orizzontali del fabbricato. Perché poi ci sono casi in cui il cappotto termico si può utilizzare, ci sono casi in cui si può immaginare un insufflaggio perché abbiamo delle pareti con un'intercapedine vuota e quindi ipoteticamente riempibile di un materiale isolante. Ci sono casi ancora dove si può addirittura arrivare a pensare a un isolamento termico interno perché la facciata non permette di... Quindi ogni caso è un caso a sé, ma ci torniamo dopo su questo concetto. Tetto di spesa importantissimo, 60.000 euro per unità immobiliare, quindi in un condominio di 10 unità immobiliare si può spendere al massimo sull'involucro edilizio 600.000 euro. Sulle caldaie, intese come generatori di calore, ci sono ulteriori incentivi. Qui il tetto di spesa è di 30.000 euro, per cui si può immaginare ad unità immobiliare si può immaginare tranquillamente, e lo stiamo immaginando nel caso di alcune ville e altre residenze private, non la sostituzione del generatore di calore, ma il rifacimento completo dell'intero impianto di riscaldamento. Sì, anche perché diamo il numero semplice, fosse 30.000 euro per tutto il condominio, magari non si ce la fa, tendenzialmente non si ce la fa. 30 euro per unità immobiliare, come è scritto nella slide, moltiplicate per le unità, è evidente che si ce la fa sostanzialmente. Assolutamente. Naturalmente tutti gli interventi vanno calibrati sull'edificio tramite un'analisi specifica, ma ci arriviamo. Voglio essere veloce su questa prima parte perché l'abbiamo già trattata e non voglio annoiare tutti. Scusa, su questo magari è l'unica cosa da dire. In alcuni edifici la caldaia è centralizzata, l'impianto di riscaldamento è centralizzato, in altri edifici ogni unità ha la sua caldaia, perché magari qualcuno vive in un appartamento e non sa che ci può essere questa differenza. Ecco perché sostanzialmente c'è questo limite, diciamo così, sull'unità da moltiplicare nel caso in cui, per il numero di unità da moltiplicare nel caso in cui ci sia un impianto centralizzato. Una delle domande che mi fanno più spesso è: posso sostituire i serramenti? La risposta è semplice. Sì, se abbiamo fatto l'intervento principale di efficientamento energetico e abbiamo fatto il salto di due classi. E la situazione è poi un po' più complessa, sta a metà, perché anche i serramenti partecipano pro quota, e sottolineo la parola pro quota, all'efficientamento energetico dell'edificio, ma scordatevi, ve la dico così, che cambiando i serramenti possiate fare un salto di due classi energetiche, e su questo mi ci gioco un caffè. Andiamo a dire semplicemente perché come immaginare che l'infisso va a migliorare solamente una tot metri quadri di tutta la parete esterna del condominio, tutto il resto non viene cambiato, giusto? E qui viene fanno altri lavori, chiaramente. Qui viene fuori l'ingegnere che c'è in te. È proprio questa la questione: la superficie degli infissi è comunque limitata rispetto alla superficie globale del fabbricato, e siccome qua si tratta di fisica e di ridurre le pretese energetiche dell'involucro, ossia i kilowattora che passano per unità di superficie e nel tempo, operando sui muri, sui solai e sui solai, abbiamo molta più superficie a disposizione e quindi molte più chance di ottenere il risultato. Naturalmente, a questo risultato possono collaborare anche gli impianti fotovoltaici, con un tetto di spesa ampia, veramente significativo. Anche in questo caso parliamo di 48.000 euro, però anche in questo caso sempre se si fa l'intervento principale.
Nel capitolo fotovoltaico c'è la possibilità... Scusa un attimo, fammi la distinzione fra fotovoltaico e acqua calda, no? Perché poi sì, i termini sono diversi e spesso ci si confonde. E il sole ci aiuta in tutti e due i casi, però... In molte regioni è stato previsto un obbligo per tutti i nuovi impianti di riscaldamento, questo da più di 10 anni, di avere una quota almeno del 60%, per esempio qui in Piemonte, di produzione dell'acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili. Per cui tipicamente un nuovo impianto di riscaldamento in Piemonte 10 anni fa aveva un solare termico, quindi un pannello pieno d'acqua sul tetto, acqua che si riscaldava e che aiutava a produrre l'acqua calda sanitaria o in alcuni casi più evoluti integrata nel sistema di riscaldamento, ma più evoluti ma anche più rari. Questo si fa ormai abbastanza poco, perché i costi del fotovoltaico, indipendentemente dal super bonus, sono scesi in modo significativo. Alcuni anni fa ci volevano 3.000 euro a kilowatt, oggi dai 2.000 stiamo andando verso i 1.500, sempre in relazione ai kilowatt che si installano, per cui diventa molto più interessante avere un impianto fotovoltaico sul tetto, sempre indipendentemente dal fatto di averlo gratis come prevede il super bonus. Gratis poi è un modo veramente giornalistico, va spiegato meglio questo concetto, perché io mi produco l'energia elettrica e con l'energia elettrica posso far andare uno scaldacqua a pompa di calore particolarmente efficiente, ma posso anche utilizzare un computer, la televisione, quindi ho un uso molto più esteso. Chiaro che se a quel fotovoltaico aggiungo una batteria d'accumulo, diventa molto interessante, perché tipicamente il fotovoltaico produrrà energia di giorno e tipicamente una famiglia utilizzerà l'energia nelle ore meno luminose della giornata. Perché si torna... Vero che ti sei installato una colonnina a fianco alla mia, insomma, oltre alla mia macchina c'è anche la tua da parcheggiare lì? Perfetto. Tra le cose che il condominio può fare, e incentivate al 110%, c'è anche la posa di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. E diventa particolarmente interessante questo lavoro integrato con quello del fotovoltaico. E con questa slide vado a concludere questa parte, temo noiosa per chi ha seguito il precedente webinar, ma ci abbiamo messo... Scusa Emiliano, solo una cosa, per quanto riguarda... Interviene Edoardo, ma lei Aquila, il nostro condo amministratore di oggi. Buon pomeriggio a tutti. Per quanto riguarda il fotovoltaico, in questo bonus, super bonus 110%, oltre il fotovoltaico, sappiamo che dovrebbe essere previsto anche le batterie di accumulo. È importante, sì, questa cosa. Bravissimo, l'ho detto un po' velocemente. Esatto. Su questo capitolo fotovoltaico ci sono 3 cose. L'impianto fotovoltaico vero e proprio, la possibilità dell'accumulo e le colonnine di ricarica. Sì. Dopodiché in ogni caso specifico si fanno le scelte con questa attenzione. Mentre il limite di spesa per gli impianti fotovoltaici mi sento di dire che è decisamente alto, il limite di spesa per gli accumuli è un po' tirato per quello okay. che sono i costi degli accumuli. Poi vedremo con nello specifico che amplierà quello che succederà a queste cose. E fra l'altro l'energia immessa in rete è già sicuro che comunque non verrà pagata, perché comunque viene pagato per intero il fotovoltaico, viene pagato per intero, diciamo, il sistema di accumulo. Queste sono le previsioni. Esatto. Sono le previsioni. E comunque c'è l'obbligo. A meno che non riesci a fare un impianto di idrogeno, per cui magari l'accumulo è un pochettino più economico rispetto alla batteria, però credo che non si riesca a fare per il 21, insomma. Ho visto un condominio con un impianto a idrogeno per lo stoccaggio, ma era veramente grosso e purtroppo non ho condominio. Ma c'è una fabbrica attaccata. Senti, ci sono un paio di domande. Una di Roberta, la Martina. Le colonnine solo il condominio o anche i privati in villetta? Ovvero, sostanzialmente, riesco a mettermi il pannello. Io ho una bellissima villetta, mi metto il pannello fotovoltaico, anche la colonnina per la Tesla o macchine simili, oppure solo quelle per il condominio? E poi ci dice Silvano, e aggiungiamo la domanda, se esiste un limite di spesa complessivo da un punto di vista, diciamo, della parte energetica. Ma in effetti questo l'avevi detto, però ripetiamolo.
Allora, le colonnine hanno senso secondo me su un piazzale più o meno pubblico, perché se uno ha una bella villetta e si mette un sistema d'accumulo, al sistema d'accumulo collega già automaticamente l'ipotetica auto elettrica, mentre la colonnina è tipicamente collegata a qualcuno che ti sta vendendo l'energia, quindi sono due approcci per due cose un po' diverse. Diventa interessante questo approccio, secondo me, dove villetta singola, villetta schiera, condomini fatti da unità indipendenti dal punto di vista energetico, dove ognuno ha il suo accumulo. Questo stiamo facendo come ragionamento in alcuni casi pratici. Mentre i limiti di spesa era la domanda. Sì, quindi sì, limiti di spesa. Ivano, no, Roberto, fammi sapere se è chiara la risposta. Vai Emiliano per i limiti di spesa. Comunque li ripeto volentieri. Per quanto riguarda l'isolamento dell'involucro edilizio opaco, è il limite di spesa di 60.000 euro a unità immobiliare, il che ci fa ipotizzare in alcuni interventi. Ipotesi, ci ricordo. Emi. Scusatemi, in cui mi fa ipotizzare in alcuni interventi che si può arrivare anche a entrare con le ruspe in casa, sollevare tutto il pavimento e sostituire l'impianto con un impianto radiante, perché è un limite di spesa decisamente alto. Mentre per quanto riguarda tutto quello che il riscaldamento, il limite è 30.000 euro sempre per unità immobiliare, e per il fotovoltaico 48.000 euro. Quello che mi sembra avere più problematiche al momento sono i 1.000 euro a kilowatt per i sistemi di accumulo, però questo lo misureremo poi sul mercato. Esatto, sì, hai risposto sostanzialmente anche alle ultime domande. Detto questo, quindi questa era sostanzialmente la tua ultima slide, giusto? Sì. Ok, allora andiamo su questa, andiamo su questa set sul tempo, perché è importante a questo punto. Chiedo ad Antonio di non attivare più il microfono. Vado veloce su questa seconda parte. Qui sostanzialmente noi vogliamo dare un consiglio ai condomini, e non a caso qui abbiamo rappresentato un'assemblea ipotetica dove non viene rispettato il distanziamento sociale, come potete notare, però quello che vi vogliamo dire è: guadagnate tempo. Che cosa si può fare già adesso? Si può incaricare un professionista esperto per eseguire la diagnosi energetica dell'edificio, perché non si fa da sola e non si fa in due minuti, per verificare le caratteristiche elettriche, le criticità del condominio, perché il condominio potrebbe essere banalmente, come capita spesso in Italia, in vincolo paesaggistico, quindi è necessario poi, tra le altre cose, mettere nel conteggio dei tempi necessari i tempi necessari per ottenere l'autorizzazione paesaggistica. Perché poi, e questo ci piace molto, in questo caso abbiamo da affrontare un progetto integrato. È un progetto integrato, ha la forza del progetto integrato perché è un progetto di tipo architettonico, ma anche di tipo termotecnico, i due devono stare insieme, dialogare e ragionare, però va organizzato ovviamente. Quindi dove stiamo già iniziando a ragionare con i colleghi, stiamo dicendo: noi riteniamo utile portare in assemblea, che è il centro del condominio, questa proposta e iniziare a ragionare su se fare, se non fare, perché l'assemblea potrebbe anche scegliere che non è interessata a questo tipo di approccio per tanti motivi, e se farlo, come farlo e con quali passi necessari. E per cui in quattro slide veloci ho pensato... Aspetta un attimo Emiliano, parliamo un attimo dell'assemblea, e qui io non parlo da legale, sono ingegnere, non posso certamente essere un legale. Indipendentemente dalla valenza o non valenza, ne abbiamo parlato in tanti altri secondo time, trovate tutto quanto su YouTube, a volte ora in questo periodo alcune assemblee non si possono fare, ma rimandare l'assemblea semplicemente a quando il Covid sparirà, forse finirà il bonus 110%.
che fosse formale o informale, magari ora mi limito solo sull'informalità, discutetene con i condomini, con l'amministratore in un'assemblea online, come Condomani, per tutti i condomini che hanno una licenza su Condomani esiste la possibilità di fare assemblee di condomini online gratuitamente, quindi sfruttate la possibilità, dopodiché potete fare semplicemente 4 chiacchiere con i vostri condomini o con il vostro amministratore per capire cosa fare e discuterne assieme. Non si vuole verbalizzare, ci vuole verbalizzare, fate quel che volete, non riguarda questo secondo time, no? Però se invece si aspetta di dialogare la riunione che avverrà fra 3-4 mesi, state sicuri che poi si arriva con delle soluzioni pronte che magari non sono quello, non sono quelle che si sarebbe voluto fare andando a ragionarci di più, perché poi si dice no, c'è poco tempo, poi questa soluzione, punto e basta. No, ragionatene, ragioniamoci prima, perché gli strumenti per dialogare ci sono. Vai Emiliano. Hai colto un punto importante, credo che poi anche Edoardo potrebbe dire qualcosa sul fatto... Sì, ci racconta magari sì. Cosa stai facendo. Vai, magari dicelo ora, vai. Sì, allora, innanzitutto sì, sicuramente con le videoassemblee. Comunque non dimentichiamoci che comunque il decreto prevede anche che per le assemblee straordinarie, per le delibere straordinarie in seguito ai lavori straordinari, appunto, scusate le ripetizioni, si possono fare anche le assemblee. L'importante è che vengano mantenuti alcuni criteri di sicurezza, come comunque l'ambiente esterno o spazi aperti e debita distanza e mascherine. Quindi io sto convocando sia in modalità videoassemblea con Condomani e sia qualcosa che comunque per forza bisogna fare, sul luogo. Quelle di persona modalità. Anche modalità mista le stai facendo? Assolutamente sì. Appena io parteciperei in modalità online, non verrei di persona. Ora non sono un tuo condomino, però se mi dai la possibilità, tanto di cappello. Assolutamente, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Sì, perché può essere assolutamente utile una spiegazione tecnica di cosa si ha in mente, di quali sono le potenzialità, di quali sono i limiti e le difficoltà. Per questo io ieri sera ero in un'assemblea mista fatta in un prato, dove però la presenza di un iPad garantiva la possibilità a dei condomini che vivono stabilmente all'estero di partecipare e dire la loro. E fugare i tanti dubbi, le tante spiegazioni che sono necessarie. Perché cercherò adesso di sintetizzare in 4 semplici punti, le cose da fare non sono poche e vado a elencarvele come se parlassi con un collega professionista. Noi immaginiamo l'analisi energetica preliminare dell'immobile, quindi tramite... Questa c'è una domanda di Filippo, Filippo Allegro, quindi bellissimo cognome. Ave per ogni appartamento? Ci arrivo. Dopo, perché l'analisi energetica... Ci stiamo perdendo, Emiliano, non ci sentiamo più. Ok, vabbè, Sabina, intanto faccio una domanda a te, nel frattempo che riprendiamo Emiliano. E c'è una domanda di Marco, non so se puoi rispondere tu, Marco Fasano dalla Calabria, ma se un condomino avesse un appartamento in condominio come seconda casa, magari che poi fitta, la fitta a me, ci vado ad abitare io, cosa comporta? Quel condomino deve pagare i lavori oppure rientrano nei lavori condominali e quindi anche lui rientra nel 110? Rientra anche lui nel 110, un intervento sul condominio, su una parte, eccetera, eccetera. In modo che poi Emiliano, scusami, ti abbiamo perso un attimo, ho dato parola un attimo a Sabina, finisce Sabina e poi ti ridiamo parola. Vai Sabina. Prego Sabina. Sì, era comunque la risposta è affermativa, nel senso che... Ok, perfetto, quindi rientra anche lui. Quindi in caso di un condominio, non parliamo al momento di una villetta sul mare, ma di un condominio in cui ci sono una più case affittate, quindi sostanzialmente seconde case, rientra per il proprietario anche quelle. E la nostra tributarista preferita, Sabina Pastrello, ci ha dato risposta. Emiliano, vai. Sì, questo come non vi sfuggirà, è un tema complesso, per cui chi come me fa l'architetto di lavoro ha chiesto l'aiuto di un collega come Sabina Pastrello, che è una tributarista e quindi ci può aiutare nel dialogo necessario con interlocutori finanziari, con l'Agenzia delle Entrate, perché i crediti andranno certificati, perché c'è tutta una partita da quel punto di vista. E dall'altra parte abbiamo al nostro fianco degli ingegneri termotecnici
perché tutto si regge su quello, però tutto va integrato in un unico progetto. Quindi sostanzialmente, fatto il rilievo architettonico, si redige o si verifica l'attestato di prestazione energetica esistente, trasformandolo sostanzialmente, inserendolo in un software che tutti gli studi che operano in questo settore hanno, e quindi con questo modello tridimensionale dell'unità immobiliare, delle unità immobiliari integrate, si potrà dire sì, qui ci sono tutte le condizioni al 101%, o meglio, il cappotto termico che avevo immaginato non basta, da 8 centimetri in questa situazione climatica sarà necessario da 10 centimetri. Quindi riassumiamo sostanzialmente, arriva il tecnico, fa un'analisi diciamo de visu, dopodiché inserendo i dati sul suo software riesce a dire se con il, dato lo stato dell'arte, dati i lavori che si pensano di fare, se si salterà o meno di due classi energetiche. Nel caso in cui si dice no, guarda, non si salta, il tecnico potrebbe consigliare, faccio un esempio, di aggiungere anche i pannelli solari, potrebbe consigliare di sostituire anche i serramenti. È chiaro che se sono serramenti sostituiti tre mesi prima non vale la pena, cioè nel senso è uno spreco ecologico enorme, però magari dice no, voi non avete previsto di sostituire i serramenti, sono di 20 anni fa, c'è tutto uno stato dell'arte nuovo di serramenti, potrebbe valer la pena. E quindi si riesce a dare a livello preventivo questa risposta, che poi chiaramente sarà verificata ex post a fine dei lavori con dei dati poi reali, giusto? Esatto, perché poi il rilievo, così come l'APE, è incardinata sulla singola unità immobiliare. Noi lì dove stiamo operando stiamo entrando nella singola unità immobiliare per fare un rilievo di dettaglio su quello che ci interessa, dopo aver reperito i dati fondamentali che troviamo sia nei comuni che presso l'ufficio il catasto, come lo si chiamava un tempo. Quindi abbiamo già dei disegni di massima che ci permettono, adesso non vorrei dilungarmi su questo, anche di verificare preventivamente le congruità urbanistiche, perché il decreto, la dico male, ci dice che se ci sono degli abusi edilizi non si procede, e quindi si riesce a fare tutta questa analisi per poi arrivare, una volta che abbiamo tutti i dati, al progetto integrato, quindi un progetto definitivo e anche amministrativo, perché tipicamente potrebbe esserci, come ho detto, l'autorizzazione paesaggistica da richiedere oppure no, e poi dialogando con la pubblica amministrazione si va a presentare il progetto presso la pubblica amministrazione, e se parlate con tre tecnici comunali vi diranno tre cose diverse, quindi alcuni vi diranno che servirà una CILA, altri vi diranno che servirà una SCIA, ma sostanzialmente chi è abituato a operare in quest'ambito ci dialoga con le pubbliche amministrazioni e trova il vettore più consono ad essere recepito dalla pubblica amministrazione. Ma in ogni caso sono tutti progetti immediatamente esecutivi, quindi si presenta il progetto e si apre contestualmente il cantiere. Quindi questo vuol dire che il progetto deve essere arricchito di tutta una serie di parti, tra cui mi sento di dire una delle più importanti, che degli allegati, che non è un allegato formale, è la relazione tecnica ex legge 1091, insieme all'asseverazione dei requisiti minimi sia degli involucri, sia delle singole unità, sia dei materiali utilizzati. Il bello di tutta questa cosa è che si fa un progetto che prende insieme l'involucro edilizio e l'impianto e li verifica insieme, in modo che rispettino i limiti di legge, ma soprattutto non ci siano problemi di tipo igrotermico, tipo la creazione di punti di condensa all'interno delle murature. Vado a concludere. Fatto tutto questo lavoro, sicuramente in sinergia con la committenza, perché poi non è un lavoro che si fa a tavolino, si fa parlando anche con l'amministratore o col proprietario della proprietà della villetta. Posso aggiungere una cosa su come la penso personalmente, dopodiché nessuna critica, cioè nel senso, questo è il mio pensiero personale. Quelle cose calate dall'alto, da terzi, tale per cui approvate le punte basse e così, secondo me non è il modo migliore di procedere in questo ambito, dopodiché come condomani non vendiamo ristrutturazioni, vendiamo software, quindi è un
pensiero. E quindi quando l'architetto Emiliano Marino dice parlare con la committenza significa dialogare e capire quali sono le esigenze di quel condominio e non fate tutto che tanto è gratis, tanto paga Pantalone, lo Stato siamo noi. Sì, grazie Antonio, io ritengo fondamentale un approccio etico e un approccio tagliato su misura. Ieri sera abbiamo approvato questi lavori in un condominio qui vicino e abbiamo spiegato ai condomini che poi si faranno delle schede di rilevazione, perché se l'involucro edilizio opaco, i muri sono quelli per tutti. Se il signor Rossi ha cambiato la caldaia l'anno scorso e i serramenti 3 mesi fa, non ha senso rimetterci mano. Noi dobbiamo controllare che il regolamento con il condominio sia rispettato, che quindi tutti i serramenti abbiano lo stesso aspetto, colore e finiture, senz'altro. Ma dopodiché, se ci sono invece serramenti che hanno più di 30 anni ancora vetro singolo, operiamo su quelli. Quindi il calcolo serve a questo e il dialogo serve a questo, anche perché l'idea di buttare via tutto per cambiare tutto, anche dove non serve, credo che sia profondamente in contrasto con i principi della norma, che sono tutti legati al risparmio energetico, e riempire le caldaie e le discariche di cose che non potrebbero non starci non è sicuramente in linea. Quando avremo finito tutto questo lavoro, così concludo, avremo le condizioni per fare i capitolati d'appalto specifico. Quindi insomma, prima di concludere, diamo un messaggio: non riempiamo le discariche di oggetti inutili a causa del 110%. Assolutamente, cerchiamo di avere un approccio etico di cui ne gioveremo tutti. Rispetto dell'ambiente. Complimenti ragazzi, complimenti. Non è da tutti dire queste cose qua in un momento come questo, dove tutti se ne vogliono approfittare, tanto di cappello, veramente siete. Grazie. Io credo che qui lo Stato nessuno di noi è mai tenero quando c'è da criticare lo Stato. Qui invece lo Stato ci sta mettendo molto per creare molti posti di lavoro sul territorio. Siamo tutti contenti di questo, però credo che vada fatto col giusto approccio. Concluderei prima di passare a un confronto. Anche perché, scusa, prima di farci concludere, perché non ti facciamo più concludere, facciamo un esempio, chiaramente come numeri non vale, sostituisco i vetri, in effetti riesco ad arrivare a quelle due classi energetiche, ma un tecnico magari bravo ti può dire qualcosa che qualcuno non ci aveva pensato, fai l'insufflaggio, dico male, oppure magari metti un sistema di accumulo energetico, oppure metti il solare, dico cose banali che magari in un progetto calato dall'alto qualcuno non lo fa perché potrebbe essere fuori dal consono, e invece quel risultato si ottiene lo stesso avendo dei grossi benefici, magari la stessa abitazione con quel cambio di serramenti cambia veramente di poco da un punto di vista, diciamo, di valore, ma con l'aggiunta di un sistema diverso energetico potrebbe anche cambiare tanto. Vai a conclusione, Milano, anche se vedo in conclusione, poi, prima di iniziare un dialogo con Edoardo Lunadei, anche valorizzare la presenza qui della dottoressa Pastrello, perché credo che sia giusto dare la colpa a lei per il fatto che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato la circolare che aspettiamo, come mio figlio aspetta Natale sostanzialmente. Quindi la domanda che mi sentirei di fare a Sabina è: ma la colpa dei tributaristi, che state facendo in questo periodo? Che state facendo? No, la domanda è più seria della mia battuta. Molti mi dicono: ma ha senso procedere, iniziare a ragionare, o è tutto uno scherzo o non succederà nulla di questo? Addirittura in un'assemblea mi hanno detto: ma non è che poi ci chiedono i soldi indietro? Come rispondiamo a questo tipo di domanda secondo te, Sabina? Allora, credo che ormai dopo tutto quello che è stato valutato ed è stato, insomma, tutti gli studi, tutte le aziende si sono organizzate, anche aziende di entità superiore rispetto magari a quelle che sono queste della zona più piccoline, come può essere magari anche Eni, si è mossa sotto questo punto di vista. Credo che necessariamente non sarà possibile che facciano un passo indietro. È dall'altra parte altrettanto vero che potrebbero cambiare delle condizioni, come avevano fatto quando avevano istituito lo sconto in fattura, proprio perché il garante della privacy
della privacy, della concorrenza, aveva ritenuto che aziende di queste grosse dimensioni avevano, diciamo, creato un po' un monopolio perché avevano istituito loro un meccanismo tale per cui vincolavano i cittadini a usufruire dei loro servizi, vincolandoli per esempio all'obbligo di adeguarsi a magari ad acquistare l'energia da loro in modo tale che ti potessero vendere la caldaia, perché erano gli unici disponibili ad accettare lo sconto in fattura. Quindi questo potrebbe essere un pochettino il rischio a cui potremmo andare incontro, ma sicuramente se siamo capaci a lavorare presentando un progetto interessante, presentando tutta una serie di, diciamo, riusciamo a dare l'impronta di seguire il cliente dall'inizio alla fine di questo progetto, presentandogli il meglio possibile quelle che sono le difficoltà a cui ci si può andare incontro e quali sono le nostre tecniche per evitare che lui si possa ritrovare con delle problematiche, sicuramente non ne vedo la motivazione per cui l'Agenzia delle Entrate piuttosto che si tiri indietro su un'opportunità di questo tipo. Sabina, scusami. Grazie Sabina, scusami, ne approfitto che hai la parola, perché c'è stata una bella domanda in chat e diciamo era un dubbio che a noi amministratori diciamo ci siamo posti diverse volte, e chiedono: un nostro tecnico ha asserito che tra le richieste a presupposto della fruibilità della cessione credito e detrazioni ha richiesto anche l'asseverazione da parte del CAF della regolarità fiscale del condominio rispetto alla sua posizione fiscale. Che ne pensi di questa cosa? Cioè c'è possibilità... Ringraziamo Gabriella Cavaliere per la domanda e vai a voi. Sì, non riuscivo a vedere che era Gabriella Cavaliere, scusami Antonio che non l'ho detto. E in più aggiungo, c'è il pericolo che se all'interno di un condominio abbiamo una situazione particolare con un condomino e magari un appartamento che può essere al momento pignorato, oppure che questo condomino abbia dei problemi fiscali, quindi con il fisco eccetera, c'è possibilità che comunque questa pratica possa saltare anche per gli altri secondo te? Allora, l'asseverazione prevista dall'Agenzia delle Entrate in questo momento non riguarda la regolarità fiscale del condominio, riguarda bensì le fatture a cui facciamo riferimento per queste tipologie di intervento. Okay. Quelle che sono i due adempimenti previsti per questa tipologia di detrazione riguarda una prima comunicazione che deve essere effettuata dal condomino o comunque dal beneficiario della detrazione, dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo che intende cedere al proprio, in questo caso parliamo al proprio fornitore. Come abbiamo detto, esistono due possibilità di cessione: o lo sconto in fattura, quindi io posso decidere di cedere solo una parte del mio credito fino alla capienza massima del lavoro, oppure cedere tutta la mia detrazione al 110 e questo credito d'imposta. Queste fatture che io vado, diciamo, ad ottenere perché effettivamente riguardano i lavori che io ho fatto a casa mia, perché di fatto io ho fatto dei lavori e ho pagato questi lavori in forma diversa dall'effettuare un bonifico, ma comunque io sto cedendo una detrazione che spetterebbe a me ad un'altra persona, chiaramente devo certificare queste fatture, ma certifico la validità delle fatture di cui io sono in possesso. Se il condominio rimane scoperto e quindi per colpa di un condomino non sono nelle condizioni di poter versare completamente la prestazione non sono capiente, piuttosto che non sono moroso e rischio di far andare il mio appartamento all'asta, per esempio,
Non è ancora chiaro se potrebbe far cadere la detrazione anche verso gli altri, ma a mio parere personale non credo che questa cosa possa accadere, perché io se sono in possesso di fatture regolarmente certificate da parte comunque di un ente, che in questo caso appunto può essere un CAF piuttosto che un soggetto abilitato per farlo, io vado ad asseverare quella che è la verità delle fatture che io ho tra le mani e che corrispondono a quelli che devono essere, diciamo, i prezzi standard e i prezzi medi che devo rispettare. Non devono essere delle fatture gonfiate. Questo è quello che bisogna asseverare in questo momento preciso. Non so se ho risposto alla domanda che però. Infatti, il caso praticamente è diverso se si fa una cessione del credito rispetto allo sconto in Esatto. fattura. Lo sconto in fattura Esattamente. deve avere capienza il titolare dell'appartamento piuttosto che dell'abitazione per poter accedere poi allo scarico IRPEF, esso sia da sconto in Esatto. fattura o di totale superbonus 110%. Se questo Esatto. risulta chiaramente moroso o inadempiente nel tempo, decade il pro quota tecnicamente, ma non dovrebbe, se segue anche le fasi dell'eco bonus degli anni precedenti, non dovrebbe intaccare la No, complessità degli altri, perché è un beneficio fiscale che è slegato dal lavoro in sé. Io ringrazio Chris Spino, leggo così da nome. Dico a tutti, nel caso intervenite come audio, mettete anche la webcam, perché altrimenti rimane semplicemente l'immagine. Preferiamo avere anche la webcam, altrimenti Eccomi qua, scusa, perfetto. No, Luca diciamo Spinotti, perché sennò sarebbe come poi Andronico, ciao carissimo. perdonami. Altrimenti poi su YouTube non esce molto, molto carino, solo per questo. Allora, io qui vedo una immagine e leggo condo amministratore Luna Dei. Ti sei comprato queste case, Edoardo? Non sapevo No, che avessi. magari, questo è uno dei miei condomini che gestisco. Fra l'altro è un condominio molto, molto particolare, come parlavamo con Emiliano. Non vedo il barbecue per Antonio, gli arrosticini. Se non c'è il barbecue all'Aquila per gli arrosticini, non è un bel condominio. È prossima la mangiata di arrosticini all'Aquila con Emiliano, è molto prossima. Emiliano stava per dire qualcosa. Stavo dicendo, mi dicevi che qui è tutto nuovo, tutto perfetto e quindi non c'è da fare nulla, giusto, Edoardo? No, allora questo è un fabbricato, praticamente è stato oggetto di un intervento molto particolare subito dopo il sisma del 2009. Diciamo, è stato fatto un adeguamento sismico molto importante, sono stati inseriti degli isolatori sismici e poi diciamo, è stato fatto un cappotto esterno, diciamo, questa cortina che qui vedete nella foto, dopo il sisma del 2009 è stato trasformato in un cappotto esterno, adesso non ricordo bene il nome di questo prodotto che è stato messo. Emiliano può intervenire quando vuoi, però sono state lasciate alcune altre parti scoperte. In questo caso qui abbiamo, comunque nonostante i lavori, abbiamo delle infiltrazioni su alcune unità immobiliari, sia sulla scala B che sulla scala C, oltre che anche delle infiltrazioni a tetto. Quindi ci sono state delle problematiche, secondo me, di fissaggio, diciamo, di questo materiale. Quindi con Emiliano qui stavamo, pensando di fare un intervento, addirittura di togliere questo cappotto e di fare un nuovo cappotto, oltre tutta la lavorazione, diciamo, di coibentazione sul tetto e ovviamente uno stratosferico, spero almeno, impianto fotovoltaico, visto come potete vedere Ok. questo Visto che abbiamo casa solo 12 energetica è, ad minuti, vai esempio, questa? Emiliano. Abbiamo pochi minuti, ma mi Sì. faceva piacere vedere due o tre esempi Sì, proprio esatto, lo so, poi sugli altri esempi. per significare che ogni caso è diverso. Qui stiamo parlando di un involucro edilizio che sembra perfetto, invece ha dei gravi problemi di infiltrazione. Stiamo, per esempio, osservando un edificio dove ci sono delle tapparelle, il che ci dà delle. Io ti ho perso. Sì, Quindi anch'io. degli altri vantaggi di cui dovremmo ragionare. Stiamo Ok. vedendo un edificio dove c'è un bellissimo tetto con dei velux e quindi dovremmo verificare con i progetti, le schede catastali e quant'altro, e facciamo un discorso generale, non su questo edificio, se quel sottotetto è riscaldato o non è riscaldato, ossia se il confine tra la parte riscaldata del fabbricato e il tetto o il solaio del sottotetto. Perché
la norma parla di isolamento dell'involucro edilizio opaco, quindi in un caso magari trovo un isolamento per il solaio piano del sottotetto non abitabile e magari nemmeno utilizzato, in un altro caso ipotizzo di togliere la copertura e quindi fare un lavoro totalmente all'esterno per integrare, potenziare, rivedere l'isolamento termico del tetto con un adeguato canale di ventilazione, perché bisogna star bene non soltanto d'inverno ma anche d'estate. Che classe energetica è questo, per curiosità, visti i lavori? Guarda, qui dovremmo essere su una C. Video Chris, ok, vai Emiliano sulla... Io vedo che hai altre due, uno su tre, quindi ci sarà un 2 e un 3 su 3. Andiamo sulle altre immagini. Ok, abbiamo questa immagine e qui... Questo è il condominio che amo di più, perché è casa mia. Dici. E quindi è il mio condominio, è quello che amo di più sostanzialmente. È un fabbricato del 2004, resistito perfettamente al terremoto del 2009 con pochissimi problemi su alcuni tramezzi. Ha, come vedete, ha una cortina centrale, un cappotto in cortina centrale, e poi dove vedete le pareti gialle praticamente ha una diciamo un isolamento termico tra le due tamponature. Qui io, ci tenevo a fare una precisazione per analogia su quello che riguarda le ristrutturazioni edilizie. Siccome questi tipi di interventi comunque sono, diciamo, sono comunque da considerarsi, come dicevamo, non avendo ancora ad oggi degli specifici bonifici su cui fare le detrazioni, noi li stiamo paragonando alla ristrutturazione edilizia. Per cui volevo fare una piccola precisazione su quelli che sono gli edifici interessati a questa agevolazione. Esatto, nel senso perfetto, che... vai. Esatto, nel senso che se noi stiamo parlando di edifici demoliti che vengono ricostruiti su un ampliamento, come succede per la ristrutturazione edilizia, sono considerati nuova costruzione e non possono far parte di questa agevolazione. Mentre invece se parliamo di edifici demoliti e ricostruiti con la stessa volumetria possono comunque aderire a questo tipo di agevolazione. Non avviene. Scusa, Fabina, sulla demolizione e la ricostruzione, intende la demolizione lo si fa per motivi sismici o almeno e quindi rientri nella parte del bonus per la parte sismica lì, giusto, nella demolizione. Esatto, nella ricostruzione. Forse non magari nelle piastrelle dei bagni, ma in quelle voci di spesa, questo non lo so, è un'ipotesi, poi mi risponderai nel caso si sa la risposta. Esatto. E la stessa cosa invece se abbiamo degli edifici che vengono ristrutturati ma senza agevolazione, ma con un ampliamento, quindi magari per qualche motivo io oltre a questa parte vado a fare anche, aggiungo anche delle parti che mi permettano di fare un ampliamento, allora rientrano anch'essi nell'agevolazione. Questo è quello che in analogia succede per il bonus delle ristrutturazioni, quindi era una cosa che insomma, ci tenevo a dire per far capire quali potessero essere gli interventi che venissero agevolati, sempre mantenendo salve tutte le altre regole che si deve trattare al momento, ad oggi, anche se molto probabilmente in futuro non sarà forse più così, comunque prime case e seconde case, ma solo se si tratta di edifici, condomini. Esatto, sostanzialmente al 24 giugno 2020, perché per chi ci sta avendo in differita, diciamo la data, 24 giugno 2020, non è definito che se uno ha una villetta al mare come seconda casa, però se fosse una villetta al mare come prima casa andrebbe bene, rientra. Poi leggevo che c'era qualche proposta di emendamento di inserire anche le seconde case, però ancora... Sì. Quel foglietto non è entrata nell'approvazione di legge, bisogna vedere se entrerà oppure entrerà, perché cambierà qualche miliardo, diciamo, di contributi più o meno, insomma, da dover inserire. E sempre poi il riferimento a questo, poi magari quando entriamo un pochino nel dettaglio, volevo dire anche una cosa rispetto alla questione degli immobili in cui non è prevista la nomina dell'amministratore, che cosa succede quando magari ci addentriamo un attimino su questa cosa. Sì, abbiamo solo 6 minuti, quindi se vuoi daccela ora. Cioè, magari le bifamiliari senza un amministratore e in cui magari non c'è un codice fiscale lì che ti riferivi?
familiari, esatto. Quadri familiari. Dacci ora la risposta, così poi andiamo verso la conclusione. Esatto, quindi se non vi è un obbligo di nominare l'amministratore, il lavoro viene intestato e viene pagato dai singoli condomini. Quindi sulla base di alcune domande che avevo ricevuto, mi sentirei di dire che nel momento in cui io ho anche un edificio di 2 appartamenti, non è strettamente necessario che io vada a costituire un condominio, perché il lavoro si può fare in ogni caso, non sono obbligata, perché lo posso fare come singolo condomino, perché poi sarà il singolo condomino a comunicare la propria spesa all'Agenzia delle Entrate. Ok, Emiliano, facci vedere l'ultima immagine del terzo edificio a questo punto. Ok, con la slide del secondo edificio. Qui però non abbiamo detto cosa andiamo a fare. Sulla seconda edificio volevo dire una cosa. Ditecelo velocemente, vai. Che qui evidentemente bisognerà studiare che cosa fare con la parte di facciata in mattoni, se riproporla dopo cappotto, se gestire questa fattispecie con la coloritura, perché per esempio il cappotto termico sarà sicuramente colorato, non è detto che debba essere colorato tutto allo stesso modo, ma può cambiare anche la granulometria utilizzata per la rasatura, ottenendo diversi effetti estetici. Vado con l'ultimo caso, dici qualcosa. Allora sì, questo è un fabbricato alle porte della città, sono delle villettine a schiera separate da un ciunto tecnico, quindi sono tutte costruzioni pressoché separate, però comunque in un piccolo condominio. Qui invece abbiamo, noi le chiamiamo in Abruzzo all'Aquila le persiane, quindi abbiamo una situazione forse probabilmente diversa per poi posizionare il cappotto, giusto Emiliano? Eh sì, la prima cosa che qualsiasi collega, architetto, ingegnere, geometra, tecnico che mette... Questo è il motivo per cui spesso i cappotti non si sono fatti. Dice, ma architetto, ma adesso io devo spostare tutte le persiane o Antoni che dir si voglia, devo spostare i davanzali, ma che facciamo? E sì, bisogna farlo, qui abbiamo il vantaggio che questa è una parte integrante del lavoro che permette il resto del lavoro. Poi è possibile anche immaginare la sostituzione di questi a determinate condizioni, se questi hanno determinate caratteristiche, ma con un ma. Se perché le persiane cosiddette possano essere considerate delle schermature solari, oltre ad avere delle caratteristiche sulle quali adesso non mi addentro, devono essere posizionate su tutte le facciate tranne la facciata nord, perché quella non è raggiata dal sole. Quindi in ogni caso si andrà a vedere se è il caso di buttarle o semplicemente riverniciarle e spostarle, e quindi ci si addentrerà dentro questa parte particolare del lavoro, perché evidentemente quando parlavo di un lavoro che deve essere specifico parlavo di pluviali da spostare, di ringhiere da adattare, di climatizzatori da smontare e rimontare, perché stiamo facendo un lavoro su una facciata. Sì, ci hai nominato climatizzatore di cui non avevamo parlato, però anche quello, no, rientra come tipologia di spesa, giusto? O in che senso? Fino a pagina 5, Antonio, nel senso che se pensiamo, immaginiamo una sostituzione del generatore di calore, la tipica caldaia, con una caldaia integrata a pompa di calore o totalmente a pompa di calore, sì. Se invece pensiamo a un climatizzatore che viene utilizzato tipicamente in periodo estivo, bisogna appoggiarsi alla dottoressa Pastrello, se questo c'è, per sostituirlo, perché è la persona che conosco più competente per accedere al conto termico e quindi tutti i vantaggi. Sì, lo dico a scanso di equivoci, ovviamente potete rivolgervi a chi volete. No, lo dico a me, abbiamo fatto anche un It's Condo Time con Sabina proprio sul conto termico, e quindi lo trovate sul nostro canale YouTube, e infatti condivido il tuo pensiero. Esatto, lo dico per motivi istituzionali. Condividete pure le vostre opinioni su questo. No, al di là delle mie battute, perché avevo qui di fronte alla nostra cara Sabina, è che il climatizzatore da solo non viene considerato nemmeno nei calcoli della legge 10 e dell'attestato di prestazione energetica, certo, come riscaldamento, o è un sistema integrato
che lavora tipicamente in inverno insieme alla, o da solo per riscaldare, insieme alla caldaia a metano per riscaldare, o se no non è riscaldamento, è un'altra cosa, e quindi non entra dentro questa partita. Allora, ripeto una domanda che c'è già stata, così do una risposta io e poi Sabina mi corregge se dico assurdità io. Paola, se un appartamento in condominio non è prima casa, come ci si deve comportare? Il condominio non beneficia dell'agevolazione? No, ci ha detto Sabina che beneficia dell'agevolazione, quindi la seconda casa in un condominio ne beneficia. E se ho detto assurdità mi correggete, perché non ho le competenze come quelle di Sabina. Ma l'avevamo detto prima, quindi diciamo, l'ho appreso e l'ho... No, dovrà essere per forza così, altrimenti... diventava solo elettorale altrimenti. Esatto. Io dico un'altra cosa su cui magari poi ci soffermeremo in un altro secondo time, perché non abbiamo l'abbiamo quando parlava un po' Chris prima avevamo accennato. Allora, ci sono due tipologie sostanzialmente a livello economico. O c'è qualcuno che si fa carico della spesa, quindi sostanzialmente quel 10% del 110 va a remunerare questo qualcuno, e quindi i condomini non pagano in un certo senso nulla, a meno di alcune spese che, faccio un esempio, facciamo le facciate e poi voglio, non lo so, poi Milano mi correggerà, la ringhiera, la chiara nera la voglio fare marrone, quello non rientra chiaramente, la devo andare a pagare. È un esempio, non so se poi dico cose giuste. Viceversa, il condominio con i suoi condomini possono pagare i lavori e detrarre in 5 anni, se dico bene, la spesa. Attenzione, per i 5 anni io detraggo se ho IRPEF da pagare. Se sono un forfettario, lo dico sempre, sono un forfettario fino a 65.000 euro ad esempio, 30.000 euro, non c'è, anche se si pagano le tasse, cioè anche se le tasse vanno pagate, punto, però anche se si pagano le tasse non significa che posso detrarre quelle tasse. L'IRPEF è una partita diversa. Quindi diciamo, un dipendente ha IRPEF da versare, un professionista con partita IVA classica, quelle con le varie ritenute con IVA, c'è IRPEF da versare, è capiente, si dice, viceversa no. E quindi un discorso che dovremmo affrontare in uno dei prossimi secondo time, Milano, Sabina, le aziende sono pronte? Cioè, io vado dal mio amico fornitore con cui ci lavoro da 10 anni, ma quell'azienda è pronta a subirsi tutto? Cioè, io non gli do una lira, sostanzialmente, se la vede lui nei prossimi 5 anni con l'agenzia delle entrate, con il credito d'imposta. Allora qualcuno dice, forse se prendi il primo lavoro ce la fa, il secondo lavoro ce la fa, il terzo lavoro fallisce perché poi non ce la fa più, e quindi serve qualcuno magari dietro. E lì si stanno muovendo, non farò assolutamente nomi in questo momento, che so, banche, oppure chi fa energia elettrica o altro, che aiuta e supporta, però non faremo assolutamente nomi oggi. Vedete. Vado io? Sì, questa è Bina. Così poi andiamo in conclusione, facciamo tutti quanti un'ultima battuta e poi chiudiamo. Ho visto scorrere una domanda sul regime forfettario, volevo fare una precisazione, nel senso che è giustissimo quello che dici tu. Dice Silvio, ma... sì, se io sono forfettario posso cedere il credito? Non c'entra il fatto del regime fiscale che io ho come partita IVA, perché la detrazione è del singolo soggetto in qualità di persona fisica, a prescindere dall'attività che lui svolge. Semplicemente non ho una detrazione IRPEF perché sono un forfettario, quindi pago un'imposta sostitutiva, ma non è perché sono un regime forfettario che non posso aderire a questa tipologia di agevolazione, semplicemente non verso l'IRPEF. Okay. Quindi in sostanza immaginiamo che sia un forfettario e che posso fare il condominio. Esatto, ce la posso fare, ma non perché la posso fare perché sono un regime forfettario. Il fatto che sono un regime forfettario non c'entra nulla con questa cosa. Certo. È una cosa diversa. Perché però se il condominio diceva anziché cedere tutti i condomini pagano e poi nei 5 anni vanno a detrarre, attenzione perché quel singolo condomino potrebbe assolutamente detrarre. Esatto, ma non capiente, però non c'entra, non confondere il fatto che io abbia una partita IVA. Esatto. Scusami, invece per il caso a livello un po' più applicativo, scusate che io sono un po' truce perché essendo tecnico faccio fatica a astrarre, non riceveremo nessun tipo di incarico con nessuno che vorrà pagare, tutti vorranno solo ed esclusivamente chiedere il credito fiscale, ma perché la norma è pensata così, per cui se io sono disoccupato perché la situazione è difficile, io comunque ho il diritto a quella detrazione e la cedo. Se io sono benestante, posso sì pagare, ma di fatto anche su ville molto importanti stanno facendo questa scelta, quindi questa fattispecie non completamente condivisa. No, sono d'accordo con te, però dico
che siamo già qualche decina di incarichi già sottoscritti e lavori che stiamo già organizzando, e non uno sta dicendo ma io vorrei pagare e portare a casa in 5 anni. E così è stata pensata la norma, che è la sua forza nei confronti dei condomini. Quante volte avreste voluto rifare la facciata del condominio e poi non c'era capienza, non c'era disponibilità, diventava troppo costoso, e anche se dall'analisi energetica veniva fuori che in 8 anni il lavoro si pagava da solo, dice però intanto io devo tirare fuori 10.000 euro d'alloggio, come facciamo? E giustamente il lavoro non si faceva, ma oppure se era proprio indispensabile si chiamava un istituto bancario. Adesso, sulla scorta dell'importante domanda di Antonio, vorrei concludere con quella, secondo me, che è la sfida. Aspetta, attimo, visto che tu concludi, ti lasciamo concludere. Edoardo, tu stavi aggiungendo qualcosa? Vuoi aggiungere un ultimo tassello? Oppure facciamo concludere Emiliano e andiamo in conclusione? Perché stavo solo chiedendo a Sabina per quanto riguarda le unità immobiliari che sono intestate a società. È lo stesso discorso. Possono decidere se tenere il credito, se hanno delle tasse da pagare, quindi se hanno capienza, o cederlo, giusto? Intendi dire quando ricevono il credito d'imposta, è indifferente. Sì, rifaccio la domanda in maniera più semplice. Cioè, abbiamo un condominio con 50 unità, in 4 di queste unità ci sono delle attività commerciali, non sono prime o seconde case, sono attività commerciali, no, loro dovranno pagare il lavoro e cedono. No, non credo che fosse questa la domanda. Credo che volesse dire... Se io cedo il mio credito a una società e questa società non decide di cedere il suo credito a sua volta a una banca, ma di trattenerlo per versare le imposte. La mia domanda era un'altra. Allora, un condominio, io ho delle unità immobiliari che non sono intestate a delle persone fisiche, ma semplicemente a delle SRL, delle SPA, come vogliamo chiamarle. Esatto. Ok? Quindi questo credito, diciamo questo bonus... Non ne hanno diritto perché è ad uso residenziale. No. Esatto, è solo uso residenziale, esatto. Non è possibile avere una proprietà in SRL, quindi, o di un immobiliare. E quindi nei condomini dove ci sono delle unità immobiliari intestate a società, che si fa? Niente, dipende dalla prevalenza. È normale, ma non la detrazione del 110, non è fattibile. Non ho capito perché vi siete sovrapposti con... Facciamo rispondere Sabina. Non è fattibile per quei soggetti diversi dalle persone fisiche e per gli edifici che hanno devono avere destinazione residenziale. Prima casa o comunque seconda, come ho già detto, comunque seconda casa, ma non possono essere soggetti IRES a detrarre, i soggetti possono solo essere soggetti IRPEF. Gli altri faranno la detrazione normale eventualmente al 50% qualora fosse possibile. Quindi in un condominio dove ci sono delle cose miste, cioè sia appartamenti ad uso residenziale, sia appartamenti intestati a società, che si fa? La pratica come si gestisce? Non si fa niente? O si gestisce a metà? Si gestisce a metà, in una maniera mista, anche se questa sicuramente sarà una di quelle... Una di quelle domande, così nella chiusura, che uscirà sicuramente nelle interpretazioni della gente, perché se no rimangono almeno una, due, tre unità, così ci sono quasi in ogni condominio, e quindi, però essendo ora le 16:07, io ripasserei la parola a Emiliano. Scusami Chris, dobbiamo chiudere, quindi ricevo la parola a Emiliano. Scusami se ti ho interrotto, ma siamo fuori 7 minuti. Vai Emiliano, salutaci così chiudiamo. Sì, concludo dicendo questa cosa. Sì, naturalmente stiamo aspettando l'Agenzia delle Entrate e quella circolare, perché questa questione della prevalenza residenziale è una delle cose che si legge tra quelle che forse ci chiariranno, perché la domanda che ha fatto Edoardo Luna Dei è una delle domande che abbiamo in testa tutti, tant'è vero che noi stiamo andando avanti come dei treni sui condomini completamente residenziali e sulle ville singole prime case, perché su quelle dubbio non ne ho. Detto questo, dicevo che secondo me, perché questo ottimo intervento legislativo sviluppi tutte le sue potenzialità, che sono di risparmio energetico, di rispetto dell'ambiente, di riduzione delle spese di tutte le famiglie per approvvigionarsi di metano e di energia elettrica, ma anche di ricaduta potenziale sul territorio in termini di lavoro, bisognerà fare uno sforzo per coinvolgere le ditte del territorio, perché come ho già avuto modo di dire, la gara in assemblea non la si farà più sulla proposta economicamente più convincente, ma io spero la si faccia, supportati da un tecnico di fiducia, sulla ditta con le referenze migliori. Perché se io ho aperto con il buon ingegner Bevacqua
e l'ho intestata magari al mio bisnonno, un SRL che fa cappotti termici ieri mattina, ma forse c'è qualcuno più competente di noi due per fare il cappotto termico. Se io invece sono 10 anni che faccio ponteggi sul territorio e tutti sanno che una ditta seria di ponteggi, e beh, devo essere della partita, senza bisogno, e quindi l'impegno sarà anche, credo, quello di aiutare anche il piccolo artigiano, come è già avvenuto con l'ecobonus. Adesso che poi lo spirito, no, per far ripartire, da questo punto di vista è chiaro che non partono tutti così, per far ripartire l'economia da questo aspetto, perché si dice, no, che un euro investito in edilizia, se rimane sul territorio, viene moltiplicato per 3, dopodiché 3 o anche 3,5. Esatto. E la chiudo così: non è, sarà forse più faticoso che comprare un appalto integrato chiavi in mano, però sarà più interessante e positivo per il territorio, perché sembrava impossibile. Poi l'idraulico di paese, uno dei tanti con cui collaboro, mi dice, guarda che e questo discorso lo facevamo a fine 2019, sull'eco bonus sono pronto anch'io, perché il credito fiscale se lo porta a casa chi mi vende la caldaia. Quindi i sistemi ci sono, ragioniamoci, studiamoli, e definito che cosa dobbiamo fare, che sarà qualcosa di diverso per ogni edificio, cerchiamo di calarlo sul territorio, perché se io so chi mi ha fatto i lavori, dove abita e come si chiama, forse sono un po' più sereno. Sì. Grazie, grazie Edoardo, grazie Sabrina, grazie Milano, grazie a tutti voi. Grazie a voi. Scusami Massimo, no, dobbiamo chiudere, chiudo la registrazione e poi magari rimaniamo qualcuno di noi così anche dopo. Quindi ci vediamo per il prossimo It's Condo Time mercoledì prossimo dalle ore 15 alle 16. Sveleremo poi l'argomento durante sicuramente il Condo Podcast, che potete trovare, come dicevamo, su Spotify, Apple, Google e YouTube. Grazie ancora e a Condo presto. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie.